Non sopporto il latte per Andrea perché è stanca e deve dormire. Bibi! Sante slapche! Dovevo chiudere la porta, sennò quello si incazza. Non dice niente, ma io lo conosco. Quando fa così è già incazzato. Sì, scusa. Mio papà. Sì, perché esce il caldo, no? Penso tutto il freddo. E lo so che per quella cosa mi si incazza subito. Solo che non lo so dove sono i bicchieri. Questi non c'hanno mai bicchieri da bere a succo, sai? È normale per noi, quando uno si incazza prende oppure il bicchiere oppure il piatto. Morta, ci togliamo fuori sulla finestra. Io ho deciso da tanto tempo di andare via, di andare in Italia a cercare lavoro. E poi alla fine sono andata. Aveva 2 mesi Andrea, l'ho lasciato qua con la mia mamma. Non era piccola, dico è meglio che vado adesso quando è piccola perché non sa niente ancora, no? Però era brutto perché lei poi ha capito che la sua mamma è mia mamma, no? E quando sono andata prima volta via, lei aveva 2 mesi, sono tornata dopo 3 mesi, no? E lei quando mi ha visto non mi conosceva più. Ma per me era sempre strano quando tornavo a vedere Andrea, era più grande. Poi una volta non parlava, una volta camminava, poi quell'altra volta mi parlava e così era, non lo so come. Però adesso mi dispiace che non potevo stare con lei quando era piccola. Perché volevo vedere io come cresce, come si cambia, no? Tutto questo. Prima non eravamo in UE, no? Un'Unione Europea. E mi serviva il permesso di soggiorno per lavorare e non mi prendeva nessuno per lavoro. E sempre lavoravo così al nero, stiravo. Avevo 2 donne che mi chiamavano, no? Le ho conosciuto. E poi eravamo amici e loro mi chiamavano per stirare 1, 2, 3 ore oppure per pulire la casa. Poi avevo ancora una, facevo babysitter per suo figlio, era piccolo, ma quello bambino lo so che assomigliava così tanto a Andrea, bionda. Avevo la stessa età e quando stringevo in braccio, no, oppure vedevo che con la sua mamma arrivava a casa dal lavoro, li vedevo insieme. Stavo così male, sempre volevo uscire, avevo l'intenzione di uscire fuori e piangerne, no? Perché pensavo che... sentivo che non è Andrea, io non posso fare così con Andrea, abbracciarlo, baciarlo, così. Andrea era lontano. E poi, al fine, erano volte quando lei mi chiamava per stare col suo bambino, io non potevo più, perché sempre quando lo stringevo, stavo con lui, mi veniva a piangere, mi mancava Andrea. Però... alla fine non ho potuto più stare con lui. Ho detto mi dispiace ma non posso più stare perché sto pensando alla mia bambina che non è vicino a me. Sono rimasta con Andrea 3 mesi in Italia. Ero stufa già di 3 mesi senza stare a casa, no? Senza lavorare, niente. Allora ho deciso ancora di portarlo. Ho detto li lascio qualche mese qua fino a quando trovo un buon lavoro. Mi prendo una casa in affitto, mi sistemo e poi porto anche la mamma e Andrea con me. Io non ho lavorato 3 anni, è stata a Marocco, quando io ho sposato, ex marito non vuole io lavorare, non ho lavorato, è stata a casa. Allora, tu non vuole io lavorare, va bene, ma io serve anche io soldi. Io non ho abituata a dire, un uomo mi dà i soldi, io non c'è niente, io non ho abituata a quello. E dopo, quando vi arrivate i problemi, io ho cominciato a lavorare. Perché io serve lavorare, per vivere i miei bambini, per me. Continuato, ma non c'è lavoro, perché io ho lasciato lavoro prima. Ho buttato tutto l'aria. Quanti lavoro, quanto c'è, e dopo tutto è andato all'aria, anche quello. E dopo non c'è casa dove dormire, quanti ho lasciato casa di zia. Non c'è niente.
grosso problema anche quello. Perché prima la vita non tanto dura come adesso, adesso tanto dura. Prima anche può farlo il marito tutto, fa lavoro, fa pagare il fitto, tutto questo. Adesso ho cominciato tanto, cose cara. Serve una volta provare le cose. Ai ai ai. Mamma. Manca qualcosa. Faccio la tavola. Sì, c'ho paura che dura questo, sai, fino a quando mi sistemo io. C'ho paura che deve stare troppo tempo lontano di me, Andrea. C'ho paura che piangerà. Non voglio che lei soffra, no? Solo quello. E quello altro. Quello con il processo. Sì, ma quello li tengo per me, perché non voglio ricordarmi. Con un italiano o tedesco non puoi fare così, perché è altra cosa. Loro non sanno com'è la vita. Di andare a vivere e lavorare in un altro paese, non sanno. E per quello penso io che è così. Stranieri si aiutano. Come sono io con Khadija, c'è quella donna con due bambini che abita con me, abitava con me nella stessa casa. Io vado tanto d'accordo con lei, siamo come, siamo, sì, no. Sì, siamo come due sorelle. E poi quando i nostri figli non dormono, io subito vado nella sua stanza a chiacchierare, guardare il TV, perché quando sono bambini, è troppo casino, non possiamo fare niente. Solo alla sera stiamo tranquilli, quando loro dormono, dopo le 11, 12, così. Poi al mattino non ci alziamo più, si alzano i bambini. Tante volte perché dici questa tanti problemi solo io, non gli altri? Perché mia sorella è tutti meglio di me? Perché io qua, lontana, anche io quello chiedo tante volte. Perché non, tante cose io penso, non so, perché io ho questo, perché io ho questo, perché io ho questo. Che ora adesso? Che ore? 3:37. No, oh, ci sono ancora 2-3 ore sicuro. Non viene la 3, la 4, 5? Non lo so. Già pianto sopra. Andiamo da nonna, andiamo da nonna. Lei? Sì, ma lei è contenta, va, pensa tu stare con lei. Non si abitua. Saranno tutti contenti domani. Io non voglio vedere i miei fratelli. Perché? Li odio tutti e due. Maschi? Solo tu femmina dentro le maschi? Sì, io più piccola e più... Piccola dentro le maschi? Quanti maschi? Due? Due. Ma sono tre tuoi. Pochi. Non lo so. No, a me mi serve un uomo che viene. Dove? Al processo. No, vengo anch'io, un uomo, dai. Vengo anch'io con te. A Bolzano? Tribunale di Bolzano? No, a Veronico. Tribunale di Veronico? Vado con te.